In Italia ci sono circa 50 milioni di galline ovaiole che sono detenute in sostanzialmente 3-4 sistemi di allevamento e ogni anno producono circa 13 miliardi di uova. Questi 13 miliardi di uova che sono prodotti sul territorio nazionale equivalgono ad un consumo medio pro capite per ogni cittadino di circa 220 uova. Attualmente, i sistemi di allevamento previsti sono il sistema di gabbie, dal 1° gennaio di quest'anno è consentito l'allevamento nelle cosiddette gabbie modificate, che sono delle gabbie che hanno degli elementi di arricchimento, hanno un trespolo, hanno un nido, hanno dei posatoi all'interno delle gabbie, e fino al 1° gennaio 2012 era consentito anche il sistema dell'allevamento nelle cosiddette gabbie di batteria non convenzionali. Queste gabbie oggi sono illegali, non sono più consentite, ma in realtà nel nostro paese ce ne sono tantissime. Esistono poi sistemi alternativi di allevamento, abbiamo l'allevamento a terra, in cui non esiste una gabbia, ma esistono degli animali che sono chiusi all'interno di un capannone, ma all'interno di questo capannone hanno la possibilità di muoversi liberamente. Poi abbiamo il sistema all'aperto, che è un sistema poco diffuso nel nostro paese, molto diffuso invece all'estero, e poi invece abbiamo il sistema dell'allevamento cosiddetto biologico, che è un sistema essenzialmente un sistema all'aperto di allevamento con in più la somministrazione di mangimi assolutamente di provenienza biologica e con delle limitazioni sulle, come dire, la tipologia degli animali. Affinché gli animali sopravvivano negli allevamenti, sono sin dalla nascita imbottiti di farmaci e imbottiti di antibiotici che gli vengono miscelati nel cibo o li vengono miscelati nell'acqua. Questa qualunque allevatore non può negarlo. Questi antibiotici gli vengono somministrati perché sono talmente incredibili le condizioni in cui vengono costretti a vivere che senza questo aiuto farmacologico gli animali non ce la farebbero, si ammalerebbero e morirebbero. Alto là però, attenzione, non è un aiuto che viene dato alla gallina per sopravvivere, è un aiuto per l'allevatore perché fa sì che l'animale che gli porta profitto non muoia e quindi possa sopravvivere, perché parliamo di veramente di condizioni limite di sopravvivenza per questi animali, affinché l'allevatore possa guadagnare ancora di più. A 11 mesi fondamentalmente è il ciclo produttivo medio di una gallina in gabbia di batteria. In questi 11 mesi dobbiamo immaginare un capannone con due file di gabbie ai lati, due o più file di gabbie, e in queste file di gabbie le dobbiamo pensare anche stipate fino a 6-8 piani. In questa maniera all'interno vengono messe galline che hanno a disposizione fino al 1° gennaio 2012 avevano a disposizione praticamente l'equivalente un po' meno di un foglio A4, il foglio normalissimo che utilizziamo in ufficio per fare delle fotocopie. Dal 1° gennaio 2012 questo spazio dovrebbe essere allargato esattamente alla capienza di un giornale di un foglio A4. Dal 1° gennaio 2012 le normative richiederebbero l'adeguamento di tutti gli allevamenti in batteria a degli standard di cosiddetto benessere. Queste sono le immagini delle nuove gabbie previste in uno dei pochi allevamenti che si sono adeguati. Il numero di animali per metro quadro è leggermente inferiore, ma come vediamo, la reclusione e l'affollamento sono altrettanto opprimenti. All'interno delle gabbie sono previsti i cosiddetti arricchimenti, dei posatoi costituiti da un tubo di plastica dove le galline possano salire. Ognuna ha a disposizione pochi centimetri. Una parte della gabbia è separata da bande di plastica, volte a offrire una sorta di riparo, che la normativa chiama nido. In questa zona, dal pavimento più fitto ma comunque inclinato, dovrebbero essere deposte le uova. Sarebbe anche prevista una lettiera per razzolare, che evidentemente consiste in una sorta di giardino. Queste modifiche sono evidentemente un tentativo per mettere a tacere la voce di chi vuole la fine dello sfruttamento animale, dato che, come vediamo, cambiano di poco o nulla la qualità della loro vita. Le gabbie di batteria sono il tentativo dell'industria per
ad esempio per fare le uova che utilizziamo nei prodotti industriali, no? Di avere un prodotto a bassissimo costo che poi viene spacciato come un prodotto di altissima qualità. In realtà si tratta di un prodotto industriale, industrializzato, dove gli animali sono modificati geneticamente, dove gli animali sono sottoposti a condizioni insostenibili e dove anche l'alimentazione non è fatta con ingredienti evidentemente di alta qualità. Ci sono oli minerali all'interno, ci sono tante cose che non fanno in realtà bene né agli animali né alla nostra salute, ma tutto questo è in funzione di fare un prodotto industriale che costi poco. E allora questo è un tentativo rispetto a una tendenza del mercato dove i cittadini preferiscono magari spendere un qualcosa in più ma acquistare delle uova che evidentemente possono garantire maggiore qualità e una vita all'animale sicuramente più rispettosa di quelle che sono le sue caratteristiche etologiche. Chi ha mai detto che bisogna fare economia illegale? Abbiamo delle leggi europee, molti stati dell'Europa si sono messi in regola, la Germania si è messa in regola dal 2009 in maniera volontaria, anticipato di 3 anni, eppure non mi sembra che in Germania non si consumino uova. Il problema è che abbiamo un alibi della economia illegale da costi che finisce solo per essere un regalo ad una lobby che non vuole rispettare le regole e che vuole ingannare i consumatori. Non è possibile che oggi sul mercato italiano i cittadini vadano ad acquistare una confezione di uova che è di fatto non è tracciabile da un punto di vista del contenuto. Potrebbero esserci uova da gabbie arricchite come uova da gabbie non arricchite. Questo è illegale e nel nostro codice penale questo si chiama frode in commercio. Non c'è nessuna istituzione che si sta occupando di tutelare i consumatori. Abbiamo, dopo anni e dopo una minaccia da parte dell'Unione Europea di aprire un'altra procedura di infrazione, abbiamo il Ministero della Salute che sta facendo dei controlli sulle galline. Il Ministero delle Politiche Agricole si rifiuta di prendere qualunque decisione sulle uova immesse in commercio, quando la competenza è sua ed esclusiva. Abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, abbiamo fatto anche degli atti amministrativi di richiesta al Ministero, neanche si sono degnati di darci una risposta. Quelle che vediamo sono le aree esterne degli allevamenti biologici e all'aperto. Secondo la normativa, gli animali dovrebbero trascorrere qui un terzo della loro vita. In nessuno degli allevamenti che abbiamo visitato abbiamo trovato animali in questi spazi. In ogni caso, le galline passano all'interno del capannone tutta la stagione invernale e solo in certi periodi dell'anno le aperture di accesso ai campi recintati vengono aperte. I varchi sono chiusi da saracinesche e quando non sono aperti non permettono nemmeno alla luce di filtrare. Quello che stiamo vedendo è considerato il miglior metodo di allevamento intensivo, proposto al consumatore come sistema che garantisce il benessere degli animali e la qualità delle uova. Chi alleva con questi sistemi ostenta immagini di animali liberi nei prati, mentre la realtà delle cose è, come vedete, molto diversa. La struttura interna è del tutto simile a un classico allevamento a terra su più piani. Le uniche differenze evidenti sono la densità di animali per metro quadro e l'alimentazione, che è costituita da mangimi biologici. Queste differenze non risolvono in nessun modo i problemi derivati da stress, mancanza di luce solare e di libertà. Anche in questi allevamenti ritroviamo animali con il piumaggio parzialmente o completamente rovinato, con ferite, arrossamenti, infezioni, malformazioni e anche cadaveri. Volevamo mostrare e diffondere pubblicamente la realtà dell'industria delle galline ovaiole. E quindi da partire da dicembre dell'anno scorso, del 2011, fino a febbraio del 2012, abbiamo visitato molti allevamenti in Emilia-Romagna, perché parliamo localmente, il gruppo Essere Animale è un gruppo emiliano-romagnolo, quindi siamo diretti verso questi allevamenti,
Abbiamo indossato maschere, calzari, protezioni e ci siamo introdotti all'interno perché questi luoghi sono aperti e abbiamo ripreso sia con la telecamera sia con la macchina fotografica diciamo le condizioni attuali odierne di molti allevamenti intensivi dove le galline sono costrette a produrre uova. Sono 8 milioni di galline rinchiuse negli allevamenti in Emilia Romagna. Noi contando gli allevamenti visitati abbiamo monitorato circa un 10% di queste strutture perché mi sembra che ci siano 213 allevamenti in tutta l'Emilia Romagna. Noi con Essere Animali e con le nostre telecamere siamo entrati dentro 27 aziende, dentro 27 strutture. E quello che abbiamo visto è sinceramente incredibile, incredibile e uguale in tutte le strutture, cioè sia nelle aziende biologiche, sia negli allevamenti tradizionali, diciamo in gabbia, sia in quelle strutture che si vantano di tenere gli animali con un discreto livello di benessere, ovunque abbiamo trovato le stesse cose raccapriccianti. Abbiamo trovato galline ferite, galline agonizzanti, galline stremate da questa condizione intensiva che le obbliga a produrre uova tutti i giorni, morti, cadaveri, ovunque. Una situazione veramente incredibile. È bene che la gente sappia che cosa patiscono questi animali per consumare ancora le uova. Condividiamo la Lava una propugna un sistema di alimentazione vegano, lo fa in tanti modi e riteniamo che il consumo di proteine animali oggi, sia che provengano da uova che da, come dire, da altri prodotti che comportano uccisione degli animali, sia un sistema sbagliato di alimentazione per ragioni scientifiche ma anche per ragioni etiche e morali. Nel caso degli allevamenti di galline ovaiole è assolutamente vero che tutti i sistemi di allevamento costituiscono una fonte di stress e di sfruttamento degli animali ed è per questo che noi invitiamo la gente in primo luogo a rivedere i propri stili alimentari e a smettere di consumare anche uova. Ma sappiamo che qui, ora, oggi, una grossa fetta della popolazione non rinuncia a questo consumo. Nella scala delle sofferenze, allora si possono fare delle scelte gerarchiche, tra virgolette, e i sistemi che in gabbia sono la totale soppressione di qualunque caratteristica etologica degli animali. Negli altri abbiamo che l'animale può soddisfare determinati range, per cui nel sistema biologico il fatto che l'animale possa uscire, che possa soddisfare alcuni bisogni come il becchettare, come il razzolare, come aprire le ali, come poter salire sugli alberi, fanno parte della estrinsecazione di quello che è un normale comportamento. È un po' come se noi vivessimo con tutta la nostra vita all'interno di un ascensore o se pur essendo rinchiusi in un ascensore di notte, di giorno però potessimo vivere all'aperto, potessimo incontrare delle persone, parlare e soddisfare tutti quelli che sono le nostre caratteristiche. Non è la nostra vita ottimale, ma è evidente che in quella scala c'è una modalità che soddisfa maggiormente il benessere degli animali. Il nostro invito è quindi anche questo, di riuscire a modificare il sistema delle scelte alimentari, però da subito, per chi vuole continuare, chi non vuole fare una scelta estrema, che noi ci auguriamo faccia, ma chi non vuole fare questa scelta può scegliere di acquistare le uova biologiche, che sono quelle che garantiscono un passo in avanti. Le immagini poi che abbiamo visto in quell'investigazione si riferiscono addirittura ad allevamenti che di carattere biologico che non soddisfano neanche i requisiti di quell'allevamento e quindi erano a loro volta delle violazioni di questa pratica di allevamento che comunque si basa sempre su uno sfruttamento di un animale per produrre una proteina animale partendo da proteine vegetali e questo è il modello che noi contestiamo. In genere è più sicuro acquistare uova biologiche perché ci sono più controlli, perché per dare il certificato di uovo biologico devono rispettare certe procedure gli allevamenti. Poi quelle a terra possono essere meno pericolose perché? Perché non stando l'una vicino all'altro è possibile che contraggano meno malattie epidemiche
e quindi non siano sottoposte poi ad assorbire medicinali, va bene, o antibiotici. E comunque anche quelle d'allevamento, se sono controllate e quindi sono certificate, possono essere acquistate tranquillamente. Oh, il problema è che le etichette corrispondono alla realtà dei fatti, questo è l'aspetto. L'altro problema è che molti non sanno di tutti questi codici e non sanno leggere attentamente l'etichetta. Vabbè, dove sono arrivate? Tipo, dietro c'è un codice. Perché io vengo con la mia coinquilina, quindi lei è più brava di me. Da queste parti, non so, di solito c'è proprio scritto, però. Non lo so, il codice non te lo so dire. L'etichetta? Quando scadono? Qui che è? 2 IT. Questo è il numero fiscale. Categoria numero 1. Chi è il più è il migliore, no, non lo so. Quelle che vengono dalle galline che sono allevate all'aperto costano di più di quelle di batteria. No, perché non le leggo mai. Solo la scadenza vedo. E quando però non leggo mai, ecco, i valori. Le ricerche che abbiamo fatto, la gente guarda prevalentemente la scadenza e non sta troppo a guardare se è in gabbia o meno. Una parte che è più attenta alla sua alimentazione guarda pure se è biologico, va bene, però la maggioranza delle persone controlla la scadenza e va a vedere anche, in alcuni casi, in alcune confezioni, esiste anche la data di quando è stato deposto l'uovo. E quindi si orienta anche in questo modo. Io quando sono davanti allo scaffale, la scelta delle uova, cioè la scelta di qualsiasi prodotto è non so, in base al prezzo, oppure la qualità, quindi la marca, oppure semplicemente se sono allevate comunque in gabbia o a terra. Dunque scelgo le uova in base alla data di freschezza e se sono coltivate all'aperto, se le galline stanno all'aperto o no. Quello che c'è scritto, poi se sono onesti è una cosa, se sono malonesti non si può sapere. Allora, la scadenza, la freschezza e la qualità, la marca, diciamo. L'Unione Europea ha creato un sistema di grande innovazione e che noi condividiamo. Le uova sono le galline ovaiole, quindi le uova, sono il primo prodotto che deriva da un animale, da allevamento, che ha un sistema legale obbligatorio di etichettatura del prodotto in base al sistema di allevamento di provenienza. Questa è stata una rivoluzione da un punto di vista delle leggi sul benessere degli animali, perché ha messo i cittadini in condizioni di fare delle scelte. Abbiamo più visibile le uova che vengono prodotte direttamente dal supermercato. Le uova in gabbia, perché sono quelle che costano meno e che sono prodotte in maggior quantità. Le uova biologiche una volta erano un po' quasi di nicchia, adesso cominciano un po' a invadere il mercato, va bene? E poi ci sono le altre che molto spesso la gente non capisce bene che cosa vuol dire a terra o all'aperto, eccetera. Però come diceva lei, la maggioranza sono uova quelle che costano meno in gabbia, insomma. Allora, in genere ci sono due cose che tutti leggono, e cioè la data di scadenza, che è il dato che orienta l'acquisto in genere e fa scegliere un prodotto rispetto a un altro, e poi se un uovo è biologico oppure no. In genere queste cose ci sono scritte proprio sulla confezione a caratteri cubitali, però dentro la confezione o a fianco della confezione c'è scritto tutto sull'uovo. C'è scritto l'allevamento di deposizione, la provincia di produzione, un codice ISTAT che individua il comune di produzione, lo stato dove è stato prodotto, e poi ci sono dei numeri, 0, 1, 2 e 3. 0 se è un prodotto bio, 1 se è un prodotto all'aperto, 2 a terra. All'aperto vuol dire che le galline sono libere, a terra vuol dire che sono a terra, va bene? 3 in gabbia, va bene? 3 sono delle galline di allevamento. Abbiamo preso uno per farlo vedere e qui c'è scritto tutto, va bene? In un modo molto chiaro, però è dentro la confezione, va bene?
Quando uno acquista in genere trova la scadenza e se l'uovo è biologico o non è biologico. La modalità con cui andiamo ad applicare queste norme però è una modalità non sempre trasparente, perché mentre è sufficiente andare in un qualunque supermercato, negli scaffali di un qualunque supermercato, se troviamo le uova allevate a terra, allevate all'aperto o le uova biologiche, lo troviamo scritto sulle confezioni in maniera molto grande, così come prevede la normativa. E troviamo scritto alla stessa maniera la categoria di freschezza o il peso delle uova alla stessa maniera della modalità di allevamento, così come è previsto dalla normativa. Ma questo, se lo applichiamo alle uova che vengono dalle gabbie, cambia, per cui troviamo molto grande nelle confezioni la dicitura sulla categoria di freschezza e sulla categoria di peso, quanto sono grandi le uova, però paradossalmente scompare la leggibilità del sistema di allevamento. La si trova piccolissima, scritta magari al di sotto della confezione, e questo è un modo per ingannare i consumatori. Perché? Perché in questa maniera non li mettiamo in condizione di scegliere, e solo un consumatore fortemente attento va a cercare quell'informazione. Però questo, guardi, è quello che sta succedendo nel mercato, è quello che è successo negli ultimi anni, tanto è che non solo i sistemi alternativi di allevamento sono gli unici che negli ultimi anni sono cresciuti in maniera esponenziale. Le gabbie di batteria, gli animali detenuti in gabbie di batteria sono diminuiti, si sono più che dimezzati, in alcuni paesi praticamente sono ridotti a meno di un terzo, mentre sono diventati evidentemente molto più diffusi i sistemi alternativi. In Italia le uova da allevamento a terra e le uova biologiche sono le due tipologie che negli ultimi 5 anni hanno avuto tassi di crescita superiori al 10%. Guardo subito se sono state allevate all'aperto le galline o in gabbia o a terra. C'è una piccola differenza di prezzo, è meglio prendere uova di galline all'aperto, allevate all'aperto, in libertà, che fatte in fabbrica. È prima di tutto etica, poi di salute. In tutta Europa i cittadini stanno scegliendo di acquistare non le uova da gabbie modificate, ma le uova che garantiscono alla gallina una vita più in linea con quelle che sono le proprie esigenze. Per cui tutti si stanno orientando sull'allevamento a terra, sull'allevamento biologico o in altri paesi sull'allevamento all'aperto. In questi allevamenti l'animale riesce ad esprimere una buona parte del proprio comportamento etologico, quindi di quello per cui la natura li ha programmati e procreati, e da questo maggior rispetto delle condizioni dell'animale le persone ritengono di consumare un prodotto che ha un impatto meno evidente sull'animale. Questo perché vedere degli animali come le galline rinchiuse in una gabbia di batteria dove le condizioni sono assolutamente artificiali, innaturali, e dove è evidente la sofferenza di questi animali, non rende un consumatore sereno nel momento dell'acquisto. Io non so se la differenza così alta sia giustificata tutta, però trovo giusto che ci sia una differenza di prezzo, perché chi si occupa di un allevamento biologico è chiaro che ha più spese, deve essere più attento. Poi mi sembra che a questo livello di prezzi uno può anche, la differenza può anche starci, insomma. Pagare 6 uova, 2 euro e mezzo, eccetera, può avere un senso, insomma. Il problema, che la differenza ci sia, non c'è dubbio, il problema è quanto, non conosco bene tutte le cose, quanto possa essere giustificata più del doppio. Esiste questo problema a volte, che per, vendendo un prodotto con l'etichetta biologica si pretende di giustificare un prezzo che è molto molto più alto. C'è un rischio in molti casi di questo tipo? Il rischio quelle che sono più naturali, però io vedo qui bio. E io dei prodotti bio mi fido, mi perdoni, ma la sincerità è questa. I prodotti bio non ho tanto fiducia, perché
di bio il giorno d'oggi, ecco, se una gallina sta nella gabbia o corre nel prato c'è una differenza, però un frutto che sta nel prato, con tutte le cose che scendono dal cielo e è tutto inquinato. Io credo che c'è una forte esigenza di migliorare l'educazione e la formazione e la informazione dei consumatori, e poi naturalmente dovrebbero i NAS controllare sempre di più se esistono delle truffe, esistono delle contraffazioni, esistono dei casi in cui vengono scritte delle indicazioni che non corrispondono alla realtà, sia per ciò che riguarda la scadenza, sia per ciò che riguarda la tipologia delle uova, come dicevamo prima, se prodotto a terra, biologico, eccetera, perché ogni tipo di produzione corrisponde a un prezzo diverso naturalmente. Se è biologico costa di più, se è fatto a terra costa di più, perché a ogni tipo di allevamento corrispondono anche delle spese diverse. Il consumatore spesso non lo sa, il problema è di vedere se nelle etichette c'è. Comunque tutti i prodotti dove si prodotti animali, va bene, è evidente che i mangimi a volte contengono antibiotici perché servono a non far ammalare le bestie, l'allevamento. Il problema è quant'è la quantità, insomma, tutti i prodotti c'è questo aspetto importante, va bene, come nei prodotti vegetali. Ci sono dei prodotti chimici, va bene, che vengono utilizzati per far crescere le piante, insomma. Allora, il problema è la quantità che viene utilizzata, perché una minima quantità è funzionale a preservare sia i prodotti che le piante dalle malattie. E poi si tratta di capire come funziona, come viene utilizzata, cioè un problema di controlli, di misure, eccetera. E il cittadino sa, non so quanti sappiano queste cose. Il cittadino dovrebbe essere sempre più informato e sempre più attento. Di fatto la crisi determina un aumento dell'attenzione, va bene? In genere abbiamo anche riscontrato con delle nostre ricerche alla Federconsumatori che riducendosi le risorse uno è più attento a quello che spende, guarda di più i prodotti, guarda di più i contenuti anche alimentari e quindi ci pensa un po' di più. Il problema è sempre di chi fa questi studi. Gli studi internazionali che hanno una convalida della comunità scientifica parlano di, da un punto di vista dei nutrizionali interni, di alcune differenze a favore delle uova che vengono da sistemi alternativi. Quindi hanno alcuni nutrienti in una quantità maggiore. La vera differenza, secondo noi, non sta tanto in un elemento nutrizionale o in un altro, sta nel fatto che quelle uova vengono da una gallina modificata geneticamente, alimentata in una maniera altamente intensiva, e gli effetti, non esistono studi che sono in grado di documentare gli effetti negativi di questo sulla salute umana. Per cui diciamo, una gallina che sta meglio farà sicuramente un uovo migliore, e scegliere un uovo da un animale che sta meglio è la prima condizione per minimizzare il rischio verso la propria salute. Io le vado a prendere fresche da un rifornitore, perché sono fresche e mi fido, perché sono 30 anni che c'è questo fornitore, quindi...